Con il dottor Seabra di Carpelli affrontiamo questo tema di questo momento delicato per quanto concerne il mondo dell'olio. Come lo affrontate in Carpelli? Il momento dell'olio è un momento molto difficile, cara, per il Firenze e in Italia ovviamente segue il mercato, anche l'idea del mercato in qualche segmenti. Ha fatto un sforzo grande per valorizzare la categoria e continuare a consegnare valore a tutta la filiera. Abbiamo ovviamente accompagnato i prezzi di mercato, abbiamo fatto meno promozione di quello che facevamo prima, valorizzando le nostre marche. Però Carapelli Firenze fa parte del gruppo De Olio, che è un gruppo anche internazionale con presenza in più di 70 paesi, dove questi problemi della filiera hanno impattato anche abbastanza. Stati Uniti è un esempio dove le prezzi sono un po' più fissate, sono più alte, è vero, però anche con difficoltà in trasmettere questo valore della categoria al consumatore, perché il consumatore non conosce ancora la categoria come conosciamo qua in Italia. Nel futuro che cosa abbiamo pensato? Stiamo pensando soprattutto nella responsabilità di tutta la filiera alla preservazione del valore della categoria, cosa che io personalmente sono convinto che avremo abbastanza difficoltà in farlo per le pressioni che avremo, tanto in volume per parte della GDO, però anche dentro delle proprie aziende. Per quello non è molto utile la trasparenza di questo settore. I nostri distributori guardano ogni giorno quello che è l'andanza dei prezzi dei oli, per esempio, e chiedono permanentemente accompagnare quelle variazioni, che saranno, aspettiamo che siano nel prossimo tempo, negative. Allora, quello che avevamo sempre difeso e che volevamo difendere il valore della categoria, nei prossimi mesi, soprattutto all'inizio del prossimo anno, sarà una sfida importante per tutta la filiera.